Stavo entrando in vasca. Oh, non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Oh, cazzo. Andiamo. Bene, Josh. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Cos'era? Ma che cosa è stato? Ok, nulla in bagno. A quanto pare. No, nulla in bagno. Bene, allora. Non viene da qua. Cosa c'è? Tattoo design. Ok, c'è un biglietto di uno studio di tatuaggi. Non so a cosa possa servire. E questo sono interessato. E qua è una fantastica festa alle 19 delle nananana. È una festa, niente di che. Maggioranza di C. Oh no, non funzionerà. Lui è un gran pezzo d'uomo, un toro scatenato, mentre tu te ne stai a casa a fare ricami e a provare. Vado verso il punto. Per Elisa pianoforte, lascia perdere, oppure fai qualcosa di veramente fico. Scappa da casa. Fatti un tatuaggio o una roba del genere. Qualsiasi cosa che tragga la sua preziosa attenzione. E poi è per amore, no? Allora fallo e basta. Voleva farsi un tatuaggio per piacere a Mike. Ok. Ma non c'è più un cazzo. Quindi proseguiamo. Proseguiamo verso il nulla. Verso un portone. Non mi piace come aprono le porte. Sono finte, dai, non fanno niente. No, ti sbagli, la usavamo spesso io e... Ehi, Josh, il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia, è nel seminterrato. Voi piuttosto, vedete di trovare la tavola spiritica. Chris, cerchiamola, dai, sarà come una caccia al tesoro. Una tavola spiritica? Okay. Va bene. Perché grazie. Dovete cercare una tavola spiritica? Ti va di fare un giro? Ah, quindi Josh ci prova con la mia amica qua, che non mi ricordo come si chiama. Che è quella che mi sarebbe più simpatica di tutte. Ok, andiamo giù. Nel seminterrato.
sono riuscito ad assegnare a Chris Ash una missione. Ah, credo che un po' di tempo da soli gli farà bene. Lusinghiera. Sono così carini insieme. Vorrei che si decidessero a darsi una mossa. Secondo me hanno bisogno di qualcosa che li leghi, capisci? Una specie di evento traumatico che li faccia mettere insieme. Altrimenti saranno entrambi due vecchietti prima che Chris si decida a fare la sua mossa. Vabbè, l'evento traumatico ce l'abbiamo. Siamo su un horror, ci sarà un evento traumatico per loro due. Sai, Sam? Sì, Josh? Io volevo dirti... che voglio scoparti. Cosa? Per me è molto importante che siate tornati tutti quest'anno. Sia tornata tu, Sam. Siamo qui per te. Josh, siamo qui per te. Se ti serve qualcosa... davvero... Non mi piacciono i tic che ha questa scena. Adesso dovrei essere un youtuber che si mette a parlare, a fare le solite cose. Invece io credo di essere in grado di scendere una vecchia scala. Io voglio farvi vedere un po' i dettagli, come anche provare a recensire un gioco. Vedo tutti i difetti. Scusami tanto se ti ho portato qui sotto. Portami un po' d'acqua calda, così saremo pari. Voglio dire, non saresti mai scesa qua sotto da sola, vero? Beh, qui è abbastanza inquietante. Dai, già? Siamo sul sottoscala. Meglio non venirci da soli. Una mazza. Serio? Che ci fa qui questa? È tua? Certo che sì, la usavo per giocarci con mio padre. Logicamente, prima che non avesse più tempo da dedicarmi. Ah, beh, lasciamo stare per ora. Ok, vediamo cosa possiamo fare con questo vecchio boiler. Dai, MacGyver, fai qualcosa tu. Me la puoi tenere? Cos'era? Cos'era cosa? Fammi luce qui, così vedo cosa faccio. Cazzo, dai, un po' di quel che si dice. Ehi, tieni ferma la luce, così ci vedo. Scusa, dimmelo prima che non devo muovermi. Bene. Ok, andiamo con ordine. Bisogna aumentare la pressione dell'acqua prima di accendere il boiler. Sembra complicato. No, in realtà è semplice. Girare una manovella. Sto girando. RS. Ok. Ah, ho capito il minigioco stupido com'è. Allora. È passato qualcosa, è passato qualcosa, è passato qualcosa, è passato qualcosa. Batti 5, sì. È passato qualcosa. È fottutamente passato qualcosa. Solo facendo Josh.
Eri davvero spaventata. Protesta. Non avevo paura. No, no, hai fatto un salto solo perché ti andava di fare ginnastica. Sì. Anche tu hai avuto paura, avuto male. Aspetta, anche tu avevi paura. Cosa? No, eri bianco come un lenzuolo. No, no, andiamo. Lo conosco questo posto. So che fa ogni genere di rumore. Per una casa grossa e vecchia come questa è normale. Insomma. Ok, lo senti anche tu, vero? Josh. Cosa? Il ritmo è regolare, strano. No, non ci sento nulla di regolare. Forse è meglio controllare. Sì. E se fosse una conduttura che sta per saltare o un problema con la caldaia? Impossibile. Se fosse casa mia, farei di tutto per evitare che scoppi un incendio. Già, giusto. Ok. Madonna, che mamma! Oh, aspettiamolo! Brutta merda, vaffanculo. Cosa? Davvero bella, bella. Ma perché hai fatto una cosa simile? Qua sotto è pieno di attrezzi di scena. Come avrei potuto non sfruttare l'occasione? Dici sul serio? E tu ne eri al corrente? No, però è stato bello, davvero, roba forte. Che merda. E va bene. Ammetto che il tuo scherzetto idiota forse era un po' divertente. Maestro dello scherzo? Non ho detto niente del genere, ho detto che il tuo scherzo è idiota. Cazzo, se avevi paura, ammettilo. Non è vero! Andiamo, te la sei fatta sotto. Josh! Ma che cavolo hai addosso? Ho trovato la mia vocazione. Ti prego, dimmi che farai il voto del silenzio. Ok, ok, almeno hai trovato quello che cercavamo. Ecco il nostro biglietto per il regno del No, no, no. Sapete? No. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Brava. Ma occhio a Josh. È un cospiratore. Ok. Bene, mi sa che da qua ci vediamo con un nuovo episodio, quindi prossimo episodio inizieremo da lui, più avanti più inquietante. Vorrei capire i tuoi sentimenti verso la gente che teme l'isolamento, la solitudine. Condividi questa paura. Sì. Solitudine sì. Davvero? Perché non si direbbe dal modo in cui stai giocando la tua partita, lo sai? Come? Io sto cercando di salvare tutti. Perché mi fai cadere così tutti i miei piani di conquista del mondo? Andiamo più a fondo sui tuoi sentimenti nei confronti degli altri. Ma che cosa tieni e cosa rispetti di te e degli altri? Che cosa secondo te è più importante in una persona, lealtà o onestà? Perché c'è un topo morto? E un ragno? E la... cazzo! Leale o onesto?
lo stesso significato. Leale. Quindi mentiresti per essere fedele a un amico, ok? No, 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 non era Che quello che cosa volevo mi dici dire. della lealtà verso la carità? Carità. Che persona gentile e premurosa. Carino. Ancora una volta temo che il tempo sia finito. Di già? Ne riparleremo presto. Comunque quel ragno era tanto inquietante.